Giancarlo Nicosanti al Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro, la presentazione ufficiale della stagione 2019-2020 della Pallacanestro 2.015 Forlì. Diciamo che quella che inizierà domenica col derby con Ravenna è una stagione per la società davvero davvero importante, quella del salto di qualità in tutti i sensi, in campo e non solo. È vero, è una stagione importante, iniziamo subito con un derby, quindi iniziamo subito alla grande, ma credo che ci siano tutte le premesse perché quest'anno la squadra possa migliorare il risultato di l'anno scorso. Avete fatto investimenti importanti sul mercato, avete fatto investimenti importanti non solo sulla prima squadra ma anche sul settore giovanile. Cosa rappresenta ovviamente per Pallacanestro 2.015 l'anno che verrà e che sta per arrivare? Beh, un po' il coronamento di un sogno iniziato nel 2015 quando è nata questa società. Tra gli obiettivi che avevamo era sicuramente quello di riuscire ad andare in A2, sicuramente quello di riuscire ad avere un settore giovanile che fosse adeguato alle ambizioni di una società come la nostra e come anche una città di Forlì richiede, anche tutti i circondari. Oggi domenica, ne approfitto per fare uno spot, ma domenica presenteremo prima della partita tutte le squadre nostre, le squadre delle società collegate al nostro progetto, perché credo che sia corretto che facciamo vedere anche ai nostri tifosi, ai nostri sponsor, tutto quello che è il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. A proposito di tifosi e sponsor, qui tanti amici del basket, della pallacanestro Forlì in questo vernissage. Ecco, cosa chiede anche la società alla città? Beh, di continuare a starci vicini. Continuare a starci vicini come hanno fatto in questi anni, di credere in noi, di credere nei ragazzi che scendono in campo la domenica e soprattutto magari di esserci vicino nei momenti in cui le cose non andranno bene, perché come si dice la vittoria a tanti genitori, la sconfitta è orfana, ecco, quindi noi abbiamo bisogno soprattutto che tutti ci siano vicini nel momento in cui avremo qualche difficoltà. Succederà durante il corso del campionato, ma l'obiettivo nostro è di entrare in forma soprattutto verso maggio e speriamo anche giugno.